Chi l'ha detto che gli almanacchi non si possano riaprire? In realtà sono fatti proprio per quello. Basta aggiungere una pagina, non costa niente. E che pagina oggi? Da scrivere con la firma, qui, nella nostra terra, insieme alla nostra gente. Marano come un bellissimo teatro che aspetta la sua prima, la prima volta in casa dei giovanissimi. Chi l'ha detto che non si può fare? Anzi, questa volta, più di altre, si deve fare. Friuli, te lo sta chiedendo la tua gente. E questo è il momento. Come 2 anni fa, a Scanzano Ionico. Ragazzi, fatevi portare in alto dal vento. E non ce ne voglia la campagna. Vinca il migliore, ma questo è il nostro vento. E magari, sceglie noi. Benvenuti a Marano. Segnatevi questa data. È la più importante. Friuli Venezia Giulia, campagna finale dei giovanissimi del TDR 2014. Live su FVG Sport Channel. E adesso la parola subito a Massimo Radina per la telecronaca diretta. La copertina di Marco Agrusti per questa finale dei giovanissimi. In campo, appunto, i padroni di casa del Friuli Venezia Giulia contro la Campania. È vero, c'è la nostra gente contro però un pubblico, quello campano, che è arrivato fino qua naturalmente e si è già fatto sentire, lo avete visto, lo avete intuito nel pre-partita proposto in diretta. Friuli Venezia Giulia contro Campania, la curiosità appunto nel giorno in cui in Serie A c'è anche Udinese Napoli, ma partiamo da qua, che forse per un giorno è un po' più importante addirittura della Serie A, perché insomma lassù è già successo tutto, qua tutto deve succedere. E allora un saluto da Massimo Radina, al fianco a me ci sarà Marco Agrusti. Purtroppo non possiamo proporvi il collegamento da bordo campo dove era pronto il nostro Simone Fornasiere, è arrivata la pioggia proprio a disturbarci oggi e quindi influisce sul collegamento, ma a fine primo tempo andremo a ripristinare per poi con il nostro Fornasiere per avere le impressioni del pubblico, lo sentiremo e ci sarà a fine partita naturalmente le interviste, quelle sì potremo avvicinarle qui sotto la postazione in campo. Marco, c'è grande atmosfera. È uno spettacolo Marano, Massimo, sta ancora cominciando a piovere, ma qui se non ci fosse la tribuna coperta forse sarebbe un problema solo per noi, perché questa gente è calda, l'asciugherebbe la pioggia questa gente, da quanto ribolle lo stadio di Marano, sono pronte le squadre, c'è tensione in tribuna, c'è tensione in campo, stavolta ci siamo davvero, hai ragione Massimo, io vado anche più in là, è davvero più importante della Serie A questa partita oggi per il Friuli. Per il Comitato Regionale del Friuli Venezia Giulia è una bella occasione dopo, appunto, avete sentito, la vittoria di 2 anni fa. Finale inedita. La Campania ci arriva un po' da sorpresa con i giovanissimi. Il Friuli Venezia Giulia un po' meno, perché ormai sembra che questa piccola terra a nord-est abbia già una tradizione giovanile che sta sempre più consolidandosi. Questo è quello che ha detto anche questo TDR del 2014. Giunto al suo ultimo atto. Scanzano Ionico era il 9 aprile, oggi è il 19 aprile, ma scusate, in comune non c'è nulla, perché laggiù in Basilicata non c'era nessuno, oggi c'è una regione intera in casa e un pubblico fantastico per seguire questa finale dei giovanissimi che in diretta, streaming e TV, e ve la raccontiamo noi di FVG Sport Channel, che per una settimana vi abbiamo detto tutto e mostrato tutto di questo torneo delle regioni. E allora formazioni, partiamo dalla Campania che schiera Barone, Alfano, De Cillo, De Cicco, Tafuri, Cardone, Diglio, Del Prete, Ronga, Zitto, Marulli e Giordano, l'allenatore Cuffaro, in panchina Scolavino, Siciliano, Guarino, Illuminato, Didato, Natella, Tortorella, Maisto e Di Fiore. Andiamo con il Friuli Venezia Giulia, chiedo intanto di, se possibile, andiamo con il Friuli Venezia Giulia, il numero 12, mentre c'è anche l'inno per questa finale, da ascoltare quasi il rigoroso silenzio, Marco. Assolutamente sì, inno di Mamel. Andiamo con la musica. Thank you.
ritornello adesso naturalmente di questo inno che avete sentito anche cantare in questi momenti. Siamo sul finale. E Friuli con la mano sul cuore. Eh sì, i Campani con la voce, però. Campani con la voce, e non la prerogativa. Un po' di solennità. No? Ci vuole. Prima della... Anche smesso quasi di piovere con l'inno nazionale, sarà un caso. Ha smesso anche di piovere. Questo inno per diventare campioni d'Italia giovanissimi. E vi dicevo la formazione, vi ho letto quella della Campania, ma continuiamo. Il Friuli Venezia Giulia con Di Giusto tra i pali, poi Roman, Pizzu, Giabbai, Carniello, Toma, Zibilia, Forte, Del Piero, De Anna e Damuzzo. L'arbitro è Diurdjevic di Trieste, assistito da Turale di Udine e Petralia di Maniago. Su questo campo avevamo iniziato una delle nostre dirette, era la domenica, c'erano Juniores, c'era tanta attesa per la prima squadra del Friuli Venezia Giulia, poi sappiamo com'è andata. Però chiudiamo a Marano, curiosità, e questo campo vive un'altra grande giornata di calcio dilettanti. E non è la prima che abbiamo raccontato quest'anno, qua a Marano Lagunare. Friuli Venezia Giulia Campania, ormai è tutto pronto. Basta preamboli, basta aperture, basta copertine, calcio giocato. Calcio giocato, speriamo che si facciano sentire i tifosi friulani, perché per il momento è curva ospiti, ragazzi, per il momento curva ospiti. È vero, è vero, è vero. Il calcio d'inizio lo darà proprio il Friuli Venezia Giulia, lo darà il suo ragazzo simbolo, De Anna. È iniziata Friuli Venezia Giulia Campania. Lancio lungo in maglia gialla, ricordiamo Friuli Venezia Giulia, in maglia bianca, pantaloncini blu, la Campania. È iniziata questa finale giovanissimi, vi ricordo che è disponibile in diretta streaming anche la finale degli allievi invece, quindi basta che è collegato sul sito fvgsportchannel.com, c'è anche questa possibilità, doppia gara in questa giornata dove tutte le finali sono in contemporanea. Juniores naturalmente lo sappiamo, c'è Rai Sport, ma noi ve la proporremo nel pomeriggio, comunque in differita questa gara, potrete rivedere tutte e tre le finali del calcio 11 maschile e questa gara ve la rivedrete stasera in replica alle 21 con un servizio ancora più curato, perché ci saranno un montaggio con due telecamere, replay e quindi insomma alle 21:01 sempre disponibile anche in diretta streaming, si può rivedere la gara ancora più nel dettaglio. Si gioca naturalmente da appena un minuto, 0-0 risultato, Campania, Friuli Venezia Giulia. Oggi ci si attende tanto naturalmente dai leader di queste squadre, abbiamo detto De Anna, ma non solo, Del Piero, dall'altra parte occhio a Zitto, poi qualche nome ce l'ha fatto anche il collega della Campania, Marco. Non mancano le individualità, ma di questo Friuli Venezia Giulia abbiamo detto spesso che gioca a calcio. Ma le finali poi si vincono tante volte di squadra, Massimo, non sono partite, ce l'aveva pronunciato ieri il professor Cuffaro, allenatore della Campania, che probabilmente non sarà una partita meravigliosa dal punto di vista tecnico, ma ragazzi, si vince in ogni modo una finale, si vince con la fortuna, si vince con la giocata. Il Friuli ha cominciato bene però, perché è andato a pressare alto la Campania e per il momento sta limitando le fonti di gioco della squadra in maglia bianca, Massimo. Rimessa laterale per il Friuli, batte Pizzul, pallone perso, va a recuperare la Campania con De Cicco, allontana il portiere ma riesce per un attimo a recuperare palla la squadra di mister Giuseppe Vacca. Campania adesso che vuole ripartire, fermata anche in questo caso l'azione dall'ottimo intervento di Roman in copertura, sarà rimessa laterale ancora per la squadra per la regione della Campania. Regione che è arrivata in finale con i giovanissimi, appunto, c'era molta attesa, diceva il collega della Campania, anche per le altre rappresentative, in particolare Juniores, forse erano meno quotati questi ragazzi che comunque hanno battuto una grande regione. Se guardiamo la semifinale, certo l'Umbria ha tradizione negli ultimi anni, non è un caso che sia stata ancora lì, la Lombardia non era facile. E noi poi ce la siamo scrollata di dosso l'Umbria, Massimo, perché tu te lo ricordi bene, e l'anno scorso la delusione cocente proprio di mister Vacca, se l'è sognata probabilmente di notte batterla in questo modo, e poi vincere anche una partita ai rigori nei quarti di finale mentre recupera il pallone la Campania. Riparte la Campania che ha recuperato palla a metà campo, tocco sotto, non perfetta, la soluzione di Cardone, riparte allora il Friuli Venezia Giulia. De Anna sull'out di sinistra vuole scambiare con Sibilia, fallo del centrocampo, ma questa volta non in
illumina, anzi perde palla, recupera però e allontana il Friuli Venezia Giulia, prova a giocare con Del Piero, la maglia numero 10 prova ad innescare forte il capitano della Campania in copertura, il portiere rischia l'errore, De Anna non aggancia, si lotta adesso sulla tre quarti offensiva, Friuli Venezia Giulia vuole prendere questo pallone, lo rincorre ancora ma la Campania esce bene, sbaglia però anche la squadra della Regione Campania con questo disimpegno, però non si riesce a tenere palla a metà campo e allora ripartenza, ancora possesso palla della squadra in maglia bianca. Vedi, ancora però un errore Marco, in questo momento forse c'è anche la tensione della gara, molti tocchi sbagliati. E però stiamo andando bene a coprire gli spazi Massimo, al di là di qualche errore individuale che poteva anche diventare rischioso, ho visto per esempio salire Davide Roman quasi a commettere fallo, ma il fallo che ci sta bisogna far sentire anche i tacchetti in questi primi minuti, si gioca così una finale, bisogna essere aggressivi dal primo minuto, non lasciare niente perché altrimenti prendono coraggio e dopo diventa dura. Friuli Venezia Giulia, De Anna fermato dalla pressing di Cardone, si prende gli applausi, lo sentite però, la Campania si sente che veramente al limite giocare a casa, davvero Friuli Venezia Giulia ha trovato la regione più difficile perché questi qua vivono il calcio veramente diversamente da noi. E però la partita si può accendere con un gol Massimo, il Friuli è in grado di accendersi e tu lo sai bene, e vedrai questo stadio se il Friuli, e come ci auguriamo, dovesse andare in gol, viene giù questa tribuna Massimo. Attenzione al pressing adesso di Marulli, un po' in difficoltà ma allontana Tomat, Del Piero non può raggiungere questo pallone, Vacca si fa sentire da indicazione ai suoi. Invece in piedi davanti alla panchina l'allenatore della Campania, professor Cuffaro, Vacca sente tantissimo questa partita, questa è la mia impressione, speriamo sia riuscito a trasmetterla in modo positivo ai ragazzi, ieri sera l'abbiamo visto teso però sereno, sicuramente è la sua partita più importante. Certo. Vacca prova a riportare un tricolore in Friuli Venezia Giulia dopo appena due anni, ha dato continuità ma ha dato soprattutto un'impronta a livello di gioco ai suoi giovanissimi, cosa non da poco, questa squadra ha sempre giocato bene e soprattutto è diventata un gruppo, anche perché lo abbiamo visto nel servizio proposto ieri, mister Vacca sembra quasi essere un po' il papà allenatore di questi ragazzi, dispensa abbracci e li fa sentire tutti uniti in un unico abbraccio. Ma l'abbiamo visto anche su Facebook, Massimo, andando un attimo a sbirciare, a curiosare nelle stanze della Getur, grazie proprio a De Anna, che è uno dei più attivi tra l'altro sui social network. Ecco, questi sono amici ed è difficile perché in realtà può succedere anche che in una competizione così, dove ti trovi per la prima volta, poi in realtà sia un gruppo, non dico diviso, ma perlomeno che si conosce poco. Qui si è creato un grande gruppo. Allievi, aggiornamento, Abruzzo in vantaggio sulla Toscana 1-0, il gol di Sarcellutti. Il curiosità è appena passato sotto impostazione Paolino Poggi a seguire questa gara, questa finale dei giovanissimi. Ora chiederò a Simone Fornasieri se nella ripresa potrà pescarlo per un'intervista. Paolino Poggi, allora abbiamo comunicato al nostro Fornasiere che ci occuperà delle interviste nell'intervallo di questa gara, ma siamo ancora presto naturalmente per parlare di intervallo. Si gioca appena da 7 minuti 0-0 tra Friuli, Venezia Giulia e Campania. Rimessa laterale battuta, pallone lungo a cercare la punta, arriva Tomat, spazza via, va a colpire anche in testa il suo compagno che era caduto a terra. C'è tanta paura di sbagliare Massimo, si vede benissimo, ma è chiaro, è una finale importantissima per molti di questi ragazzi, praticamente per tutti è la prima finale, certo, che giocano, certo, nella loro vita calcistica, insomma non vorrei essere nei loro panni da un certo punto di vista. E anche la loro occasione, naturalmente tanti di questi ragazzi che arrivano fino in fondo sono visionati, potrebbero avere una chance da subito a partire dalla prossima stagione con qualche squadra importante. Quando vinse Friuli Venezia Giulia, ricordiamo, 3 andarono avanti, ma la Campania adesso ancora vuole cercare l'area di rigore, si difende all'inizio con un po' di fatica la Friuli Venezia Giulia, poi riesce a spazzare e a guadagnare campo. E però c'è quella che in Sud America, c'è anche qua il nostro amico collega Nicola Angeli, quindi lui è amante del Sud America, si chiama Garra, ecco, ce l'abbiamo in questi primi minuti, siamo andati a contrastare anche spalla a spalla con giocatori forse con una stazza migliore della nostra. Adesso proviamo anche a ripartire. C'era ieri un titolo che ho letto sulla garra dell'Atletico, no? Hanno giocato con questo, no? È la garra dell'anno, hanno detto, andando a giocare con
l'assonanza tra il termine italiano e quello che hai citato tu. Eh sì, però serve in una finale, serve soprattutto contro la Campania, che forse magari è più talento cristallino, noi dobbiamo metterla anche su quel piano lì e far vedere che siamo una regione tosta anche in questo rettangolo verde. Caratteristiche diverse naturalmente tra queste regioni. La Campania ci sta mettendo grande grinta, adesso il centrocampista, il numero 10 della Campania, Diglio, invita tutti a salire, a guadagnare campo, a pressare. Questa è una loro caratteristica naturalmente, questo essere aggressivi agonisticamente. E poi hanno quel talento forse un po' sregolato tante volte che ti fa cambiare le partite. Adesso ha recuperato per esempio un pallone che può diventare pericoloso la Campania. Per fortuna l'abbiamo conquistato noi, Massimo. Però De Anna subito va a chiudere, insomma, anche dimostrando di essere un giocatore che sa andare a sacrificarsi. Non solo talento, 4 gol in 5 partite per il talento del Friuli Venezia Giulia. Adesso Forte che va a cercare questo pallone con la fascia di capitano. Forte, altro giocatore molto molto interessante, si riparte con D'Amuzzo che cerca De Anna, non può arrivarci su questo pallone. Esce il portiere, il numero 12, Barone della Campania. E però hai sentito quando abbiamo provato ad andarcene in profondità, anche con un tocco sbagliato, ma che poteva in linea teorica raggiungere De Anna, lo stadio di Marano è tornato allo stadio di casa, subito. Stadio di casa, c'è tanta tanta gente, è un'altra giornata dove vince il calcio dei dilettanti in Friuli Venezia Giulia e non è la prima che raccontiamo quest'anno, davvero un'annata importante per il movimento regionale, non dimentichiamolo, questo è, e questo va un plauso al comitato regionale che ha portato questa kermesse in Friuli e quindi insomma si va a unire poi a tutto quello che è accaduto anche durante l'anno, che noi abbiamo raccontato a Marano proprio qua. 3 settimane fa c'era una finale di seconda categoria con tantissima, tantissima gente. Non ci stava allo stadio. Sono grandi risultati. Lancio lungo adesso. Fermato, colpo di testa. De Anna aggancia bene col tacco. Prova ad andare via. Cade anche a terra. Non c'è nulla. Non c'è nulla secondo Durdevic di Trieste, l'arbitro designato per questa gara. Lancio lungo. Pallone che schizza anche un po'. Blocca. Barone. Permettimi di tornare un attimo sul discorso spettatori, io non c'ero negli altri tornei delle regioni, tu sì, anche Davide Petarini che mi ha raccontato che questo è il torneo delle regioni con più spettatori che lui si ricordi, questo è un grandissimo risultato. È un grandissimo dato che la Federcalcio dovrà, la Lega Nazionale dei Dilettanti dovrà tener conto, tanta tanta gente, l'ho detto nella premessa di questa gara dopo la tua copertina, tanto la Campania attacca. Non riesce a concludere il 19 Zito perché viene murato da un numero di difensori del Friuli Venezia Giulia. La palla però potrebbe ancora restare in gioco. No, ci sarà rimessa laterale per il Friuli Venezia Giulia. L'ho detto in apertura, quando le squadre sono entrate in campo dopo la copertina, non ha nulla in comune con Scanzano Ionico questa gara. Al di là del paragone che non si può fare tra le due finali, ma soprattutto non ha nulla in comune come clima. Questa è una finale, quella era una finale solo di nome. Campania in area, attenzione al centro, non riesce a condinarsi Zitto, pallone che finisce fuori al limite, lotta la Campania, Friuli Venezia Giulia adesso un po' in affanno, va ad aprire tutto Diglio, un errore ancora difensivo, si rischia un po', poi si spazza, pressa forte la Campania e si rende pericolosa, un dribbling, ancora un tentativo di penetrare in area da parte di Ronga, il ragazzo che ha portato in finale con una grande giocata la Campania. Ricordiamo, un gran gol di Ronga. Non dobbiamo commettere l'errore di farci schiacciare nell'area di rigore, sarebbe la cosa più sbagliata, dobbiamo alzare la squadra come abbiamo fatto nei primi minuti e portare la Campania noi in area di rigore. Campania ancora però che ci prova, bisogna spazzare, un rimpallo, favorisce Friuli Venezia Giulia quando è andato a allontanare D'Amuzzo di potenza, la rimessa dal fondo sarà per Di Giusto, protagonisti i portieri entrambi, Colesso ci ha portato in semifinale, Di Giusto ci ha portato in finale con una grandissima parata ieri, oggi è lui a partire titolare. E l'allenatore del Friuli Vacca ieri sera ci diceva: beh, vincere rigori non mi dispiacerebbe, ecco, però insomma sarebbero da evitare questi benedetti, maledetti rigori, perché qua nella tribuna di Marano qualche coronaria potrebbe lasciarci. Abbiamo visti tanti di rigori in questa edizione del torneo delle regioni e non sono mancate le emozioni da quel punto di vista. Ogni tanto in certe partite purtroppo abbiamo commentato è mancata un po' di emozione nei
90-80 minuti, che siano 70 per i giovanissimi, insomma, quello che è. E tante volte siamo andati ai rigori per una bellissima partita, altre volte siamo andati ai rigori come logica conseguenza invece di 1-0-0, dipende. Certo che i giovanissimi danno delle emozioni perché c'è meno tattica, perché c'è del talento che esploderà probabilmente nei prossimi anni, c'è ancora, lo si può notare ancora qui nel torneo delle regioni. Viva i giovanissimi, questa secondo me è la finale più bella. Del Piero per Roman, il cross in area, sbagliano i difensori della Campania, da Muzzo al limite non riesce a trovare lo spazio per andare al tiro, cede palla allora Sibilia che ci prova, sfiora il palo, che occasione per il Friuli Venezia Giulia, se la inventa Sibilia. Ma il pallone finisce fuori di un soffio. Sbagliano anche loro in difesa, Massimo. Sbagliano anche loro. Se attaccati vanno in confusione, specialmente i due centrali. Il numero 15, Del Prete, Giuseppe Del Prete, ha sbagliato in questo caso il gran destro di Davide Sibilia. Sbagliano anche loro in difesa. Bisogna attaccarli. Solo così si può mettere paura alla Campania. Sembrava indirizzato all'angolino. Fuori di pochissimo alla conclusione del numero 8 Sibilia. Sibilia al palo, si potrebbe dire. Sì, si potrebbe dire così, giocando con il suo cognome, è proprio lui che va a battere questo calcio di punizione. Adesso li stiamo tenendo un po' lontani dalla nostra area. Sì. È uscito Friuli Venezia Giulia, va in area, colpo di testa, pallone che resta lì, la girata di Forte, la risposta di Barone, ma il Friuli Venezia Giulia adesso si prende gli applausi di Marano. Due occasioni in un minuto, sempre 0-0 al quarto d'ora. E sono le prime due vere occasioni della partita intera, perché è vero che la Campania ci aveva stretti un po' negli ultimi 16 metri davanti al portiere di Giusto, però non aveva creato vere occasioni. Noi siamo più ficcanti, noi stiamo facendo rivedere ancora quel gioco che ormai è caratteristico di Vacca. Forte, arriva De Anna a recuperare questo pallone, cede per Sibilia, Sibilia dà un'occhiata, vuole aprire col destro, non ce la fa, ha chiuso la difesa campana che riparte. Bello il numero, metà campo per liberarsi da parte di Giordano che cede palla, vuole distendersi adesso, squadra di Cuffaro, c'è una deviazione, potrà beneficiare quindi di una rimessa laterale in zona d'attacco, squadra in maglia bianca, 0-0 dicevamo, ma poco fa due situazioni pericolosissime col Friuli Venezia Giulia, poteva sicuramente trovare anche il vantaggio sulla conclusione di Sibilia, mentre bravo Barone ha controllato la conclusione ravvicinata, forse gli mancava un po' di potenza quella conclusione. Tra l'altro si chiama Simone Barone, proprio come Simone Barone, giocatore di Serie A. Campania adesso ha rallentato un po' il ritmo, gli rubiamo palla, Friuli Venezia Giulia però sbaglia, non riesce a ripartire. Ancora Barone che riceve palla, poco fa la parata importante, rilancio, arriva però dalle parti di Pizzul, lancio lungo di prima intenzione, però questo lancio non va a destinazione. È già il terzo rilancio che sbaglia però Simone Barone. Se noi portiamo gli uomini giusti a centrocampo per prendere questa seconda palla, secondo me vengono fuori situazioni importanti. Campania che si distende, la palla la riceve Marulli, poi però nel tentativo di servire il numero 8 rischia di perderla, l'azione continua però con Cardone che allarga il gioco col corpo, bene, la difende Tafuri, fermato Tafuri dalla difesa del Friuli Venezia Giulia che adesso allontana ma recupera subito Diglio, numero 10, vuole andare addirittura alla conclusione, pallone che resta vivo per la Campania, si avvicina sempre più al limite dell'area, batti e ribatti, deve uscire Friuli Venezia Giulia e adesso allontana, ci sono dei momenti in cui è pressato il Friuli Venezia Giulia ma potrebbe ripartire e far male, e adesso fallo Djurdjevic contro il Friuli Venezia Giulia a favore della Campania, secondo Djurdjevic ha commesso fallo Del Piero. Loro sono tambureggianti quando arrivano vicino all'area di rigore, ma ancora una volta, continuo a ripeterlo, sbagliano in difesa e soprattutto il Friuli Venezia Giulia prova a cercare la profondità, la velocità di De Anna. Credo che in sottofondo sentiate il pubblico che evidentemente è molto, molto caldo oggi qui a Marano Lagunaro. Eh sì, si è scaldata anche la curva del Friuli, l'avevo detto, bastavano due accelerazioni, bastavano due folate, sono arrivate molto più che due folate, sono arrivate due occasioni vere per il Friuli Venezia Giulia, mentre zero per il momento per la Campania. Ripeto, quando loro
ci assediano verso l'area di rigore, diventano tambureggianti, diventano pericolosi, ma stanno sbagliando tanto in difesa. È stato fischiato qui un fuorigioco, si riparte con un calcio di punizione per la Campania, ma il Friuli c'è, lo stadio finalmente anche. Su Facebook mi è arrivata una notifica che Mattia Pertoldi, ha letto stampa del comitato regionale, dice che commemorano Lagunare. Penso che lo sentano tutti, secondo me, ogni tot, no? E con tutti noi, Mattia Pertoldi è qui e sta venendo fuori il suo cuore friulano, altro che. Abbastanza direi. Attenzione al Friuli Venezia Giulia, la palla di Forte, fuori gioco di De Anna. Questo non è fuorigioco, Massimo, qui te lo confermo, che mi smentisca pure altra gente, ma questo non è fuorigioco, perché non si era alzato il numero 5 della Campania, Mario De Cicco, non si era alzato, era rimasto inchiodato là dietro. Questo non è fuorigioco, era partito regolare De Anna, qui ci fermano in una grande occasione. Ha sbagliato qui Niturale, secondo te? Secondo me sì, ha sbagliato, era in linea, questo va detto, però non è che noi siamo così defilati rispetto alla linea. De Anna ci sembrava partito nettamente dietro. Palla a metà campo, non riesce a tenerla in gioco Sibilia, ventesimo quasi ormai nel primo tempo qui a Marano Lagunare, Friuli Venezia Giulia 0, Campania 0. Campania che quando attacca sicuramente fa molta pressione, ogni tanto quasi abbiamo rischiato Friuli Venezia Giulia di andare quasi in confusione, però quando riparte, quando si distende Friuli Venezia Giulia, forse è più bello da vedere, anche più potenzialmente pericoloso. Oggi stiamo andando via alla Mourinho, stiamo andando via veloci, stiamo andando via col contropiede. La Campania gioca magari di più il pallone negli ultimi 20 metri, l'ha fatto in qualche occasione, però noi quando siamo andati dentro lo siamo andati dentro per far male, per poco non ci stavamo anche riuscendo. Intasano l'area di rigore i campani, però sì, loro provano, con questa pressione loro provano a torearci, ecco, provano ad allargarci, ad andare sulle fasce, qualche volta ci hanno anche saltati e poi ci siamo chiusi bene. Ripeto, noi stiamo aggredendo bene il loro portatore di palla, questa secondo me è la chiave. Lancio della Campania, colpo di testa, poi però ancora possesso palla della Campania. Diglio vuole la il lancio lungo per Tafuri, non va la giocata, Del Piero se l'allunga un po' troppo, la scivolata di Diglio, è in gioco Tafuri, che Marulli però fermato, e adesso grande scivolata di Pizzul che va a prendere questo pallone, va via anche in dribbling, bella la giocata del difensore del Friuli Venezia Giulia, Forte prova a far sfilare il pallone e andare via, c'è però l'ottima chiusura di De Cicco. De Cicco adesso prova a guadagnare con una rimessa laterale, va in difficoltà adesso De Cicco e arriva un fischio dell'arbitro e c'è un calcio di punizione per il Friuli Venezia Giulia. De Cicco in difficoltà dall'inizio, Massimo, ha sbagliato due disimpegni, ha sbagliato la salita, aveva sbagliato la salita anche nel fuorigioco, poi fischiato secondo me giustamente a De Anna. Bisogna puntare, i due centrali della Campania stanno sbagliando molto per il momento e noi là in mezzo possiamo andare a far malissimo. Calcio di punizione, De Anna sul pallone, ha fatto gol qua proprio su punizione, più o meno da quella posizione, anche se c'erano le responsabilità del portiere. De Anna apre tutto, colpo di testa, Forte, incredibile, Forte non inquadra la porta. Ha visto un'altra porta Forte. Questa è una grandissima occasione. Questa è una grandissima occasione. Non l'ha neanche toccata secondo me, Massimo. L'ha proprio mancato. L'ha mancata? Il pallone l'ha mancato secondo me. Ma grande schema. De Anna sembrava aver sbagliato il calcio di punizione. Era andato invece a pescare l'uomo sul secondo palo. Sentite lo stadio di Marano. È una bolgia adesso. Si fa sentire il pubblico friulano. Che occasione al 21esimo di gioco. Una grandissima occasione per Forte, forse proprio non l'ha toccata proprio, come dice Marco Agrusti, restano sicuramente i dubbi se l'ha toccato o meno, sta di fatto che non c'è dubbio che questa è un'occasionissima. Campania direttamente in porta, di giusto, in due tempi, non può avere problemi e infatti non ne ha. A me fa paura però, Massimo, quando si sbagliano queste occasioni, bisogna segnare perché stiamo giocando meglio della Campania, adesso si può dire, siamo molto più pericolosi della Campania, è il momento di andare alla giugulare, sportivamente parlando chiaramente, bisogna fare gol. Friulenza Giulia che è salito anche, ha maturato con consapevolezza cammin facendo in questa finale, certo, due, tre palle gol, una non nitida. Di più, non male neanche le altre due,
fischia l'arbitro adesso, calcio di punizione per la Campania. Anche qui ha fischiato un po' troppo frettolosamente l'intervento del nostro numero 8 Sibiglia, non mi sembrava così falloso, ha deciso di fischiare, ha interrotto una buona azione del Friuli. In questo caso mi astengo, però insomma mantengo ancora dei dubbi. De Anna mette giù col petto, prova a cercare ancora forte in profondità, riesce a salvare la Campania il numero 18 Zito con un intervento decisivo. Ma guarda che bene che andiamo via in contropiede, Massimo, un tocco e via, abbiamo subito l'uomo in profondità, stiamo giocando davvero in quel modo, stiamo giocando su quella cosa che sapeva benissimo Vacca, mentre adesso l'arbitro probabilmente vuole andare dal suo assistente, è un problema alla bandierina aperturale. Una curiosità che possiamo mostrare, ha rotto la bandierina, mi viene da sorridere, spiego anche agli amici da casa perché ho vicino appunto Mattia che ogni tanto si fa qualche commento che mi fa sorridere, insomma, no? Non vado oltre, ecco, ho spiegato il perché. Ecco, un'altra curiosità, questa della bandierina. Noi, Massimo, avevamo paura all'inizio tornando alle regioni di non avere abbastanza curiosità, di non avere abbastanza materiale. Invece il torneo ce l'ha regalate di minuto in minuto, abbiamo fatto fatica a metterle tutte. Ogni sera una cartolina dal Friuli Venezia Giulia. Anche questo collegamento da Marano verrà chiuso con una cartolina, perché chiuderemo con le migliori immagini del torneo delle regioni raccolte in questa settimana, tutte le immagini curiose, le immagini che ci hanno regalato questi ragazzi. Ogni categoria avrà una sua immagine per salutare questo torneo che noi abbiamo raccontato in diretta per una settimana. Oggi siamo all'atto finale, appunto, oggi qua a Marano Lagunare si giocano il titolo, i giovanissimi del Friuli Venezia Giulia e la Campania. A Cervignano gli allievi Toscana e Lombardia, per quanto riguarda calcio 11 maschile, Juniores Sardegna-Lazio, dove dicono ci sia un Lazio pericolosissimo, già tre volte vicino al gol. D'altronde l'allenatore del Lazio ieri sera ai nostri microfoni ha detto che poi voleva vincere anche in Europa con questa squadra, quindi evidentemente l'ha presa non sul serio, di più. E non abbiamo detto una cosa però importantissima in questi giorni, questa è la prima finale del Friuli Venezia Giulia, se non sbaglio, in diretta, perché voi la finale della Basilicata non l'avevate fatta in diretta volta. No, non eravamo ancora in diretta, bravo. L'anno scorso la semifinale, ma la prima in diretta. Quindi anche questa è una novità. Campania che attacca. Adesso Friuli Venezia Giulia deve difendersi, c'è Marulli, gira un po' su se stesso, deve lasciare palla a Cardone, un po' in difficoltà questa manovra comunque della squadra campana che adesso si affida al lancio lungo, la lascia passare tranquillamente Tomat. Finché la Campania si affida al lancio non fa paura, l'abbiamo raddoppiata tutte le volte, non abbiamo permesso di iniziare il giro palla, finché si affida al lancio non fa paura, adesso però sale in pressing. Col pallone che finisce in fallo laterale, ce la riconquistiamo noi. Da qualche minuto Friuli molto meglio della Campania, ha preso le misure, se n'è andata forse anche un po' di paura nei ragazzi di Vacca, adesso andiamo via sciolti. Piace il Friuli Venezia Giulia, è una finale comunque con un gran bel ritmo, è una finale che ci piace davvero, al di là dei gol che non sono ancora arrivati al 26esimo, è infatti ancora 0-0, meno di 10 minuti al termine del primo tempo. Meno di 10 minuti, adesso bisogna pensare a chiudere bene questo primo tempo, sarebbe bello chiuderlo in vantaggio, ma non bisogna chiuderlo in svantaggio, chiaramente bisogna pensare anche a quello, se ne sono andate tre occasioni importantissime, ma ricordiamoci che davanti c'è sempre una squadra come la Campania che può creare anche lei quando vuole. Dildio apre tutto col destro, troppo alto il pallone, però lo può leggere la difesa del Friuli Venezia Giulia che adesso vuole uscire, deve uscire. Roman si conquista un gran pallone e allora Forte che cercava ancora una palla in verticale, si era allargato, invece aveva fatto quasi un altro movimento De Anna. Ha avuto fretta in questo caso, ha avuto fretta, poteva fare qualche metro palla al piede, non era pressato, c'era qua sulla destra il numero 10 Del Piero, quindi poteva guardarlo. Campania, tocco sbagliato, recupera Carniello, la perde però Carniello, grande prova ai quarti di finale con la Toscana, che poi Friuli Venezia Giulia vinse ai rigori. Abbiamo ripercorso invece ieri anche con le immagini la Campania, parte la prima sconfitta, poi un buon andamento, dei gol anche che abbiamo potuto mostrarvi, la seconda giornata sul campo di Flaibano ad esempio, ripartenza, ha rubato palla Del Piero, la ruba bene, prova ad andare via, adesso si ferma,
scambia con Sibilia, Sibilia di prima per Deanna, ancora il gioco di prima di questo Friuli Venezia Giulia, guardate come sale anche dall'altra parte Roman, vuole andare al cross, scivola però e allora recupera zitto che cede per Giordano, scambia la campana che adesso naturalmente supera Deanna facilmente, prova a liberarsi a metà campo, ancora Friuli Venezia Giulia che chiude bene, Carniello, lancio lungo, può innescare Deanna, guardate come la mette giù Deanna, praticamente la tiene lì e poi col sinistro è debole, dopo averla incollata non riesce a dargli forza alla conclusione. E però fa paura Deanna, Massimo, questo stop è uno stop che si vede in prima squadra, altro che nei giovanissimi, poi il sinistro gli è partito male, ma guarda, io questo lo interpreto come un segnale, Massimo, e si sta già scaldando un elemento della panchina della Campania, nessuno invece nel Friuli Venezia Giulia, evidentemente il professor Cuffaro, allenatore della Campania, ha visto qualcosa da correggere già nel Friuli, da correggere, secondo me in questo momento c'è niente. Assolutamente, pensiamo che il Friuli Venezia Giulia ha in panchina anche uno come... lo dicevamo ieri con Federico Franzoni, Ciro Ottero, che è un giocatore da 30 gol nel suo campionato, ha avuto qualche problema fisico, lo ha portato comunque Vacca, però probabilmente non potrà utilizzarlo, è un bomber, si ruba palla adesso Del Piero, attenzione, vuole entrare in area, cade a terra e Djurdjevic dice no, non c'è niente, dice Djurdjevic, giocate pure, ma è ancora buona questa palla, non c'è fuorigioco. Deanna mette giù, prova ad andare via Deanna, ce la costruiamo da soli, ce lo facciamo da soli, il gol del vantaggio ha segnato forte, Friuli Venezia Giulia 1, Campania 0, è un grande Friuli, è un bel Friuli, non servono i rigori. Ed è un bellissimo gol questo, è un bellissimo gol, gran giocata di Deanna, è stata ancora disattenta la difesa della Campania, forse c'era rigore, forse no, adesso non importa più, abbiamo trovato quel gol che serviva, non abbiamo preso quello che non serviva, adesso inizia un'altra partita, sentite lo stadio, questo è un bellissimo gol e soprattutto è meritato. Grande, grande gol, 29esimo minuto, Friuli Venezia Giulia in vantaggio a casa sua, è un gol bello perché è costruito bene, una grande palla sull'esterno poi messa al centro per Forte che arriva e fa gol Forte, è un altro di quei giocatori di cui abbiamo parlato benissimo, non c'è solo Deanna, lo abbiamo detto, guardate come gioca Forte, come tiene palla, come sa andare via ancora, anche se adesso viene fermato Forte, ha segnato il gol di vantaggio. Ma poi forte, bellissimo, è forte, questa volta non chiediamo neanche scusa per il gioco di parole, si può dire come, in questo momento si può dire tutto. A me è piaciuto tantissimo il movimento a uscire che ha fatto Forte, perché magari tante volte un 9 va verso il centro dell'area di rigore, lui è uscito, ha capito che Deanna poteva mettergli la palla dietro, da lì col destro il portiere non la prende mai. Non so se c'era al di là di tutto quel rigore, anche secondo se me forse no. Comunque forse no. Io poi sul commento ho detto ce lo facciamo da soli, insomma non c'è rigore, andiamo avanti e ha fatto gol il Friuli Venezia Giulia. Assolutamente. Che vantaggio. Ricordiamo naturalmente per chi ci sta seguendo in streaming dalla Campania, che ringraziamo e salutiamo naturalmente di capire, naturalmente noi operiamo in Friuli Venezia Giulia e c'è un certo tipo di cronaca, ma la Campania adesso prova ad entrare in area, fermato Giordano, non c'è nemmeno calcio d'angolo, si gioca, spazza Friuli Venezia Giulia. Ci tengo a precisarlo perché questo è un servizio che effettivamente abbiamo dato a tutti con lo streaming, quindi agli amici della Campania spero appresso, ma attenzione all'errore, Deanna poteva agganciare e far male, è in confusione la Campania. Adesso è un po' in confusione, ha subito il colpo del gol, non è la prima volta però che sbagliano in disimpegno, anche prima del gol, ci tengo anch'io a precisare, il nostro commento oggi è visibilmente di parte perché c'è il nostro Friuli, casa, siamo certo. Una televisione friulana, però questo è un servizio che abbiamo dato a tutti, io credo che gli spettatori dalla Campania in streaming siano ben contenti già di vederla questa partita credo qui. Credo anch'io. Prima abbiamo parlato naturalmente della loro squadra, dei loro tifosi e assolutamente spero che questo sia stato naturalmente apprezzato. Per il resto poi è naturale che c'è una presa di posizione ovvia perché naturalmente noi abbiamo raccontato in primis il Friuli Venezia Giulia e continuiamo a farlo. Quando abbiamo superato la mezz'ora di gioco, Friuli Venezia Giulia 1, Campania 0, ha segnato Forte, Campania che prova a far pressing in area ed è punizione poco oltre l'area di rigore per il Friuli Venezia Giulia, che adesso può star tranquillo e ripartire con un calcio di punizione. 32esimo, vantaggio, con Forte. Gran bel gol, gran bella squadra, che si conferma anche in finale.
E andare al riposo con col vantaggio dell'1-0 è un'altra cosa, dopo aver sbagliato 3, forse anche 4 occasioni da gol, e non andare in vantaggio prima del duplice fischio dell'arbitro sarebbe stato un peccato. Campani adesso a metà campo, sbaglia un altro pallone, Tomat allarga il gioco per Pizzul, stavolta De Anna non può agganciare il pallone. Diglio, bello il dribbling, la giocata di Diglio. Diglio mi piace come giocatore, è l'unico secondo me che crea quella superiorità numerica a centrocampo, noi lo stiamo giustamente limitando. Adesso c'è Marulli che perde palla, un'altra rimessa laterale per la squadra di Mister Giuseppe, anzi no, per la Campania. 29esimo minuto. E comunque al di là dei minuti è il gol che conta, no? È il gol che conta e conta che sia arrivato prima del minuto 35, quello conta. Come la Campania lotta a metà campo adesso, non riesce però a impensierire Friuli Venezia Giulia, che sembra padrone sempre più del campo, va via tra le linee, ancora Sibilia che cerca De Anna, vuole rientrare sul destro ma è fuori gioco, questa volta c'è. Stavolta c'era, era leggermente al di là De Anna, che infatti non si lamenta con l'arbitro ma si lamenta col compagno, dammela prima. E adesso Bravo recuperiamo Sibilia palla. Che recupera un'altra palla del Piero, vuole andare via, fermato, rimessa laterale. Per i curiosi, certo, non c'è nessuna parentela con il Del Piero. Il Del Piero. Ecco, però chiamarsi Del Piero e indossare il numero 10, insomma ci vuole anche coraggio. In Friuli Venezia Giulia puoi farlo, dai. Friuli Venezia Giulia puoi farlo, esatto. Ecco, squadra di casa adesso ancora col pallone tra i piedi. Si cerca il movimento di Forte, troppo potente il lancio di Tomat. Blocca Barone. Adesso manca pochissimo e arriverà, guarda, già il primo cambio per la Campania. Quindi vuole dare già il segnale di cui vi stavo parlando prima, mister Cuffaro, il professor Cuffaro. Vediamo se si mette in cattedra adesso. Ci presenta una novità. Dovrebbe entrare Maisto. No. Sì. È lui. È il 17 invece. Sì, 17 per il 7, no? Quindi esce Tafuri, entra Andreas Maisto. Questo è il cambio. Si è visto poco Tafuri. Probabilmente adesso vuole cambiare anche qualcosa tatticamente, aspettiamo perché si batte un calcio di punizione. Un minuto di recupero, ormai siamo davvero alla fine, 30 secondi al termine del primo tempo. Noi andremo in pubblicità, torneremo qui da Marano in diretta nell'intervallo con Simone Fornasiere per le interviste e poi naturalmente torneremo a raccontarvi il secondo tempo in diretta. Ultimi secondi, Campania che prova ad attaccare. C'è un fallo fischiato. Proprio Maristo, appena entrato, va a procurarselo. A me dispiace parlare di arbitri perché in una finale giovanissimi non è bello, però questo non è fallo. Questo semplicemente non è fallo. L'intervento è sul pallone. Adesso prendiamo un calcio di punizione da una posizione molto pericolosa. Si batterà e poi fischierà l'arbitro. Un po' distante, però è pericoloso. Sono d'accordo con te. Di giusto, chiama 4 uomini in barriera. È pericoloso anche perché nei giovanissimi. Il portiere si sa, no? C'è il discorso dell'altezza naturalmente. E anche il destro di Diglio, anche Diglio col destro era bella ma non trova la porta. Finisce qua il primo tempo, Friuli Venezia Giulia 1 Campania 0, ha segnato Forte ma soprattutto ancora una volta il Friuli Venezia Giulia ha giocato bene e quando è stata chiamata a difendersi è riuscita a controllare la Campania. Giocata bene, gestita bene, passati in vantaggio, insomma sono tutti gli ingredienti, per il momento è venuto fuori un grande dessert. Adesso altri 35 minuti, serve concentrazione perché la reazione io me la immagino, quella della Campania arriverà nel secondo tempo. Stiamo attenti e questo trofeo fino adesso meritiamo di portarlo a casa noi. Linea a campo Formido d'Enrico Tomat, rientreremo con le interviste e poi naturalmente ancora uno stacco pubblicitario dopo.
Secondo tempo di Friuli Venezia Giulia Campania. Chiedo naturalmente ai tecnici di darmi l'ok per quanto riguarda anche la diretta, non solo il commento, per chi poi ci seguirà naturalmente anche con le repliche, teniamo vivo il commento, ma bisogna naturalmente attendere il ripristino del collegamento con Marano. Nel frattempo il Friuli ha cambiato il portiere, Massimo? Sì, la domanda è perché? La domanda è perché probabilmente c'è stato qualche problema fisico, non vedo un'altra ragione. Ho visto solo l'allenatore del Friuli Venezia Giulia Vacca andare a dare gli ultimi consigli a quello che oggi è il secondo portiere, Colesso, che è stato il primo portiere anche di questo Friuli. Probabilmente un problema fisico, dai, non c'è nessun'altra spiegazione. Attenzione però al Friuli, perché adesso abbiamo un calcio di punizione. Il calcio di punizione battuto direttamente in porta, la perde, arriva forte, pallone fuori, è arrivato anche un fischio dell'arbitro. Ha fischiato una carica perché non si è alzata la bandierina dell'assistente, ha fischiato la carica di Forte che non si è fermato nell'andare a provare il tap-in sulla respinta corta del portiere Barone della Campania. Ancora una volta non perfetto Barone però, perché la presa in due tempi, qui ci poteva stare anche la presa diretta del portiere della Campania ancora una volta, mentre scivola anche il nostro portiere, si scivola un po' sul campo di Marano. Partita ricominciata bene per il Friuli Venezia Giulia. Ricominciata da 2 minuti quasi questo secondo tempo, questa finale a Marano Lagunare. Ancora attendendo naturalmente il segnale per dare saluto di nuovo in streaming a chi ci sta seguendo. Arriva il fischio di Durdevic, calcio di punizione per la Campania. Calcio di punizione per la Campania, qui insomma, un fallo veniale, adesso ci sarà calcio di punizione per la squadra con la maglia bianca e andrà a battere un giocatore pericolosissimo che è Francesco Diglio. Vediamo che chiama lo schema, adesso Massimo andiamo a commentarla, questa punizione. Direttamente in area un colpo di testa, pallone che resta a vertice dell'area di rigore. Porca troia, ma dov'è? Poi Maisto manovra la Campania. Forse calcio d'angolo, vuole tenerla in campo rischiando un po' Toma, adesso va a allontanare, non benissimo, ancora Campania che attacca con Diglio, Alfano frenato da Jabai, calcio d'angolo stavolta. Loro ci vogliono allargare, Massimo, ci vogliono sempre allargare. Fino adesso abbiamo tenuto sulle fasce, abbiamo tenuto bene, abbiamo concesso pochi cross. Adesso c'è questo calcio d'angolo con l'arbitro che vuole vederci chiaro. Infatti si deve ribattere, ha visto qualche abbraccio di troppo, probabilmente in area di rigore. Siamo all'altezza del dischetto, va a parlare con i giocatori della Campania e del Friuli Venezia Giulia. Ancora un po' di tempo prima di battere questo calcio d'angolo, noi stiamo ancora attendendo di ritornare in streaming qua, per fortuna non sta succedendo molto. Adesso calcio d'angolo battuto, attenzione al colpo di testa, pallone che passa lato corto dell'area di rigore, Ronga scambia con Cardone vuole andare al cross, la deviazione, il colpo di testa, solo un brivido dopo il colpo di testa di De Cicco, ma c'è calcio d'angolo per la Campania. Beh, qualcosa sta succedendo, la Campania un po' di pressione la fa e adesso ci stanno tenendo un po' lì, mentre è uscito anche un raggio di sole su Marano, smesso di piovere, Gabbiani stanno tornando, quindi sole sulla finale, paura adesso per il Friuli Venezia Giulia con la Campania che attacca, ecco la conclusione, la traversa della Campania, ancora in gioco, dovrebbe essere stato zitto, pericolo. Ci ha messo la mano con l'esso però, Massimo, ci ha messo la mano con l'esso, ci punto tutto quello che ho in tasca, poco a dire la verità, ma ce lo punto tutto. Si è fatto male un giocatore della Campania, ci ha messo la mano con l'esso, ma siamo di nuovo in onda, quindi possiamo dare il saluto, Massimo. Siamo rientrati, abbiamo risolto qualche problema tecnico per questa diretta che ci fa patire un po' oggi, ma ci siamo di nuovo. Abbiamo visto però, proprio ci siamo collegati nel momento in cui la Campania ha completato la traversa. Il risultato è sempre 1-0 per il Friuli Venezia Giulia, 4:40 minuti di gioco, sempre 1-0, però appunto è ripartita forte la Campania e ha preso anche una traversa, ha rischiato molto il Friuli Venezia Giulia. Sì, per...
Per quelli che si sono collegati adesso, siamo ritornati in onda, la campagna è cominciata come mi aspettavo sinceramente. Questo secondo tempo non doveva fare altro la squadra campana con la maglia bianca, doveva cominciare questo secondo tempo all'attacco. Si scivola sul campo di Marano. Colesso ha sbagliato adesso, il cambio del portiere non è una cosa da capire, perché sai, il portiere io è un ruolo che non andrei mai a toccare, così è un ruolo difficile, non è come un giocatore che lo cambi a tuo piacimento, non entra in campo e va bene, si riparte. Tanto lancio lungo, l'azione viene fermata però dalla Campania, non so se sei d'accordo. Concordo con te in linea di principio, però ti riporto la memoria di un minuto fa, l'ha toccata lui sulla traversa. Sì, l'ha toccata come dici tu, anche se, sì effettivamente, se l'ha toccata come dici tu, insomma, ha salvato anche un gol, però non era una conclusione così impossibile. Beh certo, resterà da capire allora con il nostro Simone Fornasiere nel post partita, sicuramente questo cambio del portiere lo chiederemo, vada certo, bene, vada male al tecnico Vacca, è una cosa da capire di questo. Però, intervallo. Colesso ha dimostrato di essere un titolare, quindi non c'è dubbio in questo, dico solo il discorso naturalmente del cambio. Da è proprio il cambio tempo. Che approfondiremo, esatto, nel post partita con Fornasiere. Guarda la Campania adesso ha un altro piglio, questa ripartenza, Alfano, Perdiglio. Diglio cerca spazio, cede dietro, lancio di De Cicco, anche De Cicco pericoloso poco prima della traversa. È un altro calcio d'angolo? Qui il tocco non c'era, qui forse il tocco non c'era, forse sì, in ogni caso calcio d'angolo che scontenta qualcuno la tribuna. Qualcuno dice sì, qualcuno dice no. Qualcuno dice sì, qualcuno dice no in tribuna. Però Massimo, tornando sulla sofferenza, chi vince una finale deve saper soffrire. Se dimostriamo di saper anche soffrire e di passare questo momento di sofferenza, allora siamo a buon punto. Settimo minuto, Colesso non esce, non arriva però De Cicco su quel pallone. La Campania in questi primi sette minuti del secondo tempo qui a Marano Lagunare, finale giovanissimi, è una Campania che sicuramente sta facendo di nuovo una pressione importante a Friuli Venezia Giulia, a parte traversa, a parte comunque sempre 1-0 al momento, decide sempre il gol di Forte. Secondo tempo, tutto da vivere di nuovo in diretta streaming e su FVG Sport Channel per questa finale giovanissimi da Marano Lagunare. Stasera alle 21 ve la rivedrete con calma con un montaggio ad hoc, seconda camera, replay, rivedrete tutto. La cosa importantissima per tutti gli appassionati di calcio dilettanti, per chi ha seguito questo torneo delle regioni, andare sulla pagina Facebook di A Tutto Campo. Bravo. Perché in quella pagina lì lo staff di FVG Sport Channel, noi la teniamo d'occhio, vi mettiamo tutte le cose più carine di questo torneo delle regioni, vi facciamo vedere le curiosità e ovviamente i gol più belli, ne abbiamo visti alcuni fantastici. Mettete mi piace, rimanete aggiornati anche sulle cose carine che facciamo al di là del torneo delle regioni, che non sono male. Mentre adesso il Friuli per la prima volta prova a rimettere il naso fuori, ma non ce la fa. In questo momento soffriamo, dobbiamo imparare a soffrire, perché una finale è così, perché la Campania è una bella squadra sicuramente, e perché negli spogliatoi probabilmente il professor Cuffaro, mi viene da fare una battuta, ne avrà messo qualcuno dietro la lavagna, perché la Campania ha faticato nel primo tempo, adesso una sgridata è servita. Rimessa laterale per la Campania. Adesso Campania che però ci sta mettendo lì, facciamo tanta fatica a uscire, ci proviamo adesso in profondità per l'autore del gol. Forte che rincorre il pallone, ma ha letto bene in questo momento Zitto, il capitano della Campania. Recuperiamo palla. È rimasto a terra un uomo della Campania. Ci tiene la caviglia. È il numero 2 Alessandro Alfano che è rimasto a terra. Adesso lo aiuta a rialzarsi l'altro numero 2, Davide Roman, che ha giocato un buonissimo primo tempo. È lui che ha portato la pressione quando la Campania ha provato ad allargarci. E adesso la rimessa laterale è per noi. Il pallone viene riconsegnato direttamente alla Campania sportivamente. C'è l'applauso di tutto lo stadio di Marano. Allontana Zitto, quasi 10 minuti nel corso di questo secondo tempo. Lontana ancora la Campania, Carniello mette giù, proviamo a salire, Sibilia allarga il gioco per Roman,
Roman il dribbling, l'esterno poi a servire Del Piero, fermata l'azione del numero 10 del Friuli Venezia Giulia, si lotta a metà campo, la Campania adesso le sta prendendo un po' tutte, sbaglia forse questa volta però Giordano, l'aggancio da Muzzo allontana subito. Ecco però che siamo tornati a portare quella pressione che ci ha fatto recuperare tanti palloni nel primo tempo e ci ha fatto ripartire veloci. Attenzione però alla Campania, questa volta siamo con l'uomo contro uomo. Si prova dalla distanza, nessun problema per Colesso, la conclusione di Marulli non fa paura. Non fa paura, no, questa decisamente no. Stavamo dicendo, siamo tornati a portare quella pressione che nel primo tempo ci ha fatti andare via, che ha creato gli spazi per De Anna, sta per arrivare anche il nostro secondo cambio, dopo il cambio del portiere arriva anche il nostro secondo cambio, è pronto, cerchiamo di capire chi a bordo campo per il Friuli Venezia Giulia. Mentre si gioca a metà campo, possesso palla del Friuli Venezia Giulia con Sibiglia, gira un po' su se stesso per poi tornare in difesa, facile il dribbling, poi il tocco per Roman. Roman che porta palla sulla destra, un dribbling, non riesce il secondo, poi c'è Del Piero che sbaglia l'aggancio, poteva sicuramente proiettarsi con un affondo, non va però la sua giocata, c'è il cambio, eccolo qua, annunciato, entra Cossovel per il Friuli Venezia Giulia, esce da Muzzo. Della Campania, Vincenzo Didato, è uscito il numero 14 Giordano, Aniello Giordano, mentre si è ripreso a giocare 12 minuti. Eh sì, 12 minuti, 1-0 per il Friuli Venezia Giulia, perde palla adesso ma la riconquista la squadra di Vacca, che prova ad andare con Del Piero sulla fascia sinistra, deve fermarsi il numero 10, ritornare su Pizzul col sinistro, il lancio un po' alla cieca. Ecco appena entrato Didato della Campania che tiene palla, finisce col perdere, si lotta lì sulla sinistra, arriva De Anna all'indietro, in tribuna sentivo i commenti un po' della gente, si parlava oggi, a parte di De Anna che ne abbiamo parlato molto, proprio di forte, non solo per il gol ma per i grandi movimenti senza palla che fa questo ragazzo, si muove bene, è un attaccante che sa come andare a cercare lo spazio. Cossovel lo cerca proprio forte, ci mette il timbro e spedisce il Friuli Venezia Giulia sempre più vicino al tricolore, ci mette il timbro forte, protagonista Friuli Venezia Giulia 2 Campania 0. Ancora una palla recuperata, ancora una palla recuperata, l'avevo detto, stavamo recuperando di nuovo i palloni, potevamo andare via in contropiede, questa volta Cossovel, appena entrato Cossovel a mettere l'assist, la doppietta di Riccardo Forte, e questa data se la ricorderà Riccardo Forte, ci sta portando lui in paradiso. È il 2-0. Intanto ci sono commenti sotto. Non so cosa stava succedendo sulla panchina con Mister Vacca richiamato dall'assistente. Comunque, guarda, parlavo di Forte, è arrivato col di Forte, capito? E gliel'abbiamo chiamata, però concedimi Massimo, questo se l'è chiamata da solo. Freddissimo sottoporta in una finale. Freddissimo sottoporta in una finale. Sono davvero in pochi i giocatori che a qualsiasi età riescono ad essere così freddi in una partita così importante. Ripartiamo da Dio, Massimo. Assolutamente. Consentitemi un piccolo paragone. Dicevo che non c'entrava nulla quella finale della Basilicata, che è stata bella, emozionante. Devo ammettere che fu particolare, perché c'era il vento, perché fu una partita diversa. Questa è una partita giocata con un grande pubblico. Devo ammettere che erano un bellissimo gruppo quei giovanissimi di 2 anni fa. Questi a livello di gioco mi sono piaciuti ancora di più. Senza fare paragoni, due imprese diverse, questa ancora da completare, ma comunque Vacca fino adesso, fino al 15° del secondo tempo, ha mostrato a tutti un calcio bellissimo. È un allenatore davvero importante,
che secondo me d'ora in poi bisogna assegnarselo. Questo signore in panchina fa giocare bene le squadre a livello giovanile, merita una grande chance. Non sta vendendo un prodotto, sta vendendo un'idea, mi viene da dire, ed è una grande idea. Fino a questo momento c'è stato un cambio nella campagna, fuori Alessandro Alfano, dentro Antonio Illuminato con il numero 6. Nel frattempo hai ragione Massimo, adesso mi meraviglierei se le squadre non pensassero a Vacca. Ci sono tanti addetti ai lavori oggi in tribuna, è praticamente pieno, come pieno di gente normale che oggi è venuto a vedere il suo Friuli, però mi meraviglierei se non avesse una panchina di qualche squadra questo allenatore. Ma questa squadra gioca, lui lo ha sempre detto, innanzitutto giochiamo, ha mantenuto la promessa, ha unito il risultato che ovviamente è la variante decisiva poi per ricordarsi di qualcosa, no? Complimenti. E poi ha degli interpreti importanti, questa squadra ha tante tante qualità, abbiamo parlato tanto di De Anna con i suoi 4 gol questa mattina e stasera rivedremo i gol di Forte, le giocate di Forte. Questo ragazzo è davvero un gran bel giocatore da prendere subito. 4-1 intanto calcio 5 femminile, il Veneto ha vinto la finale. Veneto è il primo, quindi è il primo campione d'Italia calcio 5 femminile. C'è il calcio di punizione per la Campania, attenzione perché questa partita non è ancora finita, sarebbe un gravissimo errore pensarlo. Assolutamente, 16° Friuli Venezia Giulia 2, Campania 0, doppietta di Forte, e che bei gol, e che belle azioni. La Campania prova a reggere, palla in area, ma Isto deve allargarsi, è costretto ancora a cercare spazio, Sibilia è attento, lo copre, poi rimette al centro, bene, Tomat in copertura, ancora il numero 17 della Campania, ancora lui che ci prova, fermato. E ci chiudiamo, abbiamo dimostrato di saperlo fare già nel primo tempo, avevamo detto in apertura di secondo tempo e lo ripetiamo anche per chi magari nei primi 2 minuti non è riuscito a vederci nitidamente in televisione, bisogna saper soffrire in una finale, noi abbiamo superato anche quello scalino e adesso siamo sul 2-0. 2-0, meritato, abbiamo sofferto un po' all'inizio, poi siamo usciti con una grande ripartenza. Abbiamo sbagliato tanto nel primo tempo, ricordati Massimo che abbiamo avuto 3 occasioni da gol belle nitide prima del primo gol di Riccardo Forte. E davvero questa coppa, questo titolo che per il momento, ripetiamo per il momento, sta maturando, è suo. Dildio, bravo a cercare la profondità, non riesce a tagliare abbastanza però di dato, bella giocata di Dildio. E Dildio accende la luce. Diglio ha in mano l'interruttore della Campania, per nostra fortuna fino a questo momento un falso contatto. Forte stavolta anticipato. Lui è il più talentuoso, non c'è niente da fare, il più talentuoso della Campania. Adesso Maisto allarga il gioco per Didato. Didato deve rincorrerla e non riesce a tenerla in campo. Altro cambio al 18° minuto. Esce De Anna. E allora grande applauso per questo ragazzo che ci ha portati fino a qui, è stato assolutamente il grande protagonista di questo torneo delle regioni, solo per oggi ha deciso di lasciare la scena al suo compagno Forte, applausi meritatissimi, chissà dove lo vedremo questo ragazzo, speriamo per lui una carriera bellissima e importante, perché il talento c'è, è stato il ragazzo del Friuli Venezia Giulia, entra il numero 19. Entra Ludma. E tra l'altro oggi ci sono i suoi padri e le sue madri sportive qui a vederlo, tutta la Sacilese orgogliosissima di questo ragazzo. Cambio anche nella Toscana, anzi nella Campania, scusate, fuori col numero 19 Marulli ed è entrato numero 11 Natella, quindi cambio anche per il professor Cuffaro. Adesso prova ovviamente a mischiare le carte per provare l'impossibile. Cuffaro, non dimentichiamoci che Diana ha messo l'assist per il gol dell'1-0. Assist intelligentissimo, palla indietro, quando poteva andare a puntare. E questo è sintomo di un grande giocatore. Stiamo guardando la diretta, saluto Stefano Micheluti, mister Sant'Andrea, che mi sottolinea Luca Pizzul, il numero 3, che è fratello di Francesco Pizzul, che è un punto di forza del Sant'Andrea Trieste, la seconda categoria. Ho scritto un messaggio in questo momento, quindi insomma, di una diretta che più di qualcuno naturalmente la sta vedendo, al di là dell'impasse iniziale della ripresa, ma ci siamo, abbiamo visto in diretta i gol di Forte e questo Conte. E permettimi, questo Pizzul a me è piaciuto moltissimo, personalità, autorità, mi è piaciuto davvero tanto, sono stato imbeccato nel giudizio, va detto anche dal nostro amico, collega e tra l'altro fratello nella nostra famiglia di FVG Sport Channel, Simone Fornasiere, però ero d'accordo anch'io su Pizzul, bravissimo giocatore.
Frasier prima o poi lo sentiremo, naturalmente, perché sì, c'è anche lui, eh? Il protagonista sfortunato nella finale. Ok, ha avuto un'intervista per conto del Messaggero Veneto, quindi il suo momento di gloria ce l'ha sempre, che Fornasieri, cioè, è stata la voce della semifinale, però poi naturalmente con lui andremo a bordo campo, però c'è ancora da giocare, ci sono ancora 15 minuti, un quarto d'ora. Friuli Venezia Giulia che prende palla a metà campo, lancio per Lutman, deve andare a prendersela, non ce la fa però, la Campania chiude e spazza via subito Roman. Fermato dall'intervento, dall'arrivo di Ronga a metà campo. Adesso Cardone cerca la profondità, Tomat c'è. Ma che bella partita che ha giocato anche Davide Sibilia a centrocampo, un martello, non ha lasciato più di un metro per impostare il gioco alla Campania che in questo momento mi sembra che abbia subito l'1-2 del grande Riccardo Forte. La Campania prova ad attaccare adesso, vedete, è sempre fermata Friuli Venezia Giulia, a tratti dalla sensazione davvero di dominarla. Giallo per il Luca numero Pizzul. 3 proprio Luca Pizzul per un fallo, e gli ha dato l'intervento in ritardo, ha punito quello l'arbitro, palla che se n'era già andata, è entrato in scivolata Pizzul, giallo su cui si può discutere, ma è il primo giallo della partita ed è per noi. Soprattutto c'è calcio di punizione per la Campania che adesso può portare uomini dentro l'area di rigore. Ormai abituiamoci a questa scena, rimarranno in pochi qua dietro per la Campania. Superato il 21esimo, il destro direttamente in porta, lasciala pure Colesso, nessun problema sulla conclusione di Cardone che ci ha provato comunque dalla distanza. Ci ha fatto correre un brivido però Enrico Colesso. Però l'ha battezzata, no? L'ha battezzata benissimo, sì. Tu che sei stato portiere sicuramente hai preso meno paura di me. Sì, assolutamente, no. L'occhio ce l'avevo, non avevo magari il tuffo, no? Il lancio, lo slancio, la retività. Ma io recentemente ti ho visto all'opera, avevi anche il tuffo magari nelle porte piccole adesso. No, lì me la cavo ancora, no? Insomma, copro ormai. Beh, le porte grandi ci vorrebbe un po' di allenamento probabilmente. Giusto un pochino. Forse torneresti anche tu, magari non a livello di Colesso. No, beh, assolutamente no. Ormai, anche perché questo torneo delle regioni, anzi, ci ha fatto mettere su, dobbiamo essere sinceri, no? Alla fine di una durissima giornata, perché vi garantiamo, sono state dure le giornate. Abbiamo giornate seguito intense. Tutto il torneo delle regioni, abbiamo fatto un gran lavoro. Mentre c'è un uomo della Campania a terra. Zitto, ma si procede, si gioca. Tomat si è rialzato Zitto. E adesso si gioca, quindi Diglio che recupera palla, il numero 10, prova ad andare via. Cede palla adesso a Maisto. Poi nessun problema, Colesso. E minuti che se ne vanno, Massimo, minuti che se ne vanno, ne mancano 12 adesso di tempo regolamentare, 12 minuti alla fine di tempo regolamentare, poi solamente recupero, ha ripreso a piovere, recuperiamo il pallone, solo per un attimo però. Pioggia che va, pioggia che viene, insomma oggi è così, in questa ultima giornata del torneo della regione, adesso anche riprende con un po' di intensità la pioggia, la Campania intanto non riesce a sfondare, ma ci prova ancora Maisto, l'aggancio non c'è, poi un rimpallo per Cardone, attenzione a Cardone, il sinistro, che sfortuna la Campania adesso, e questa non l'ha battezzata fuori, è stato costretto a riprendere la posizione, a fare il passo, a spingere sulla gamba, ad andare a controllare di non essere sorpreso dal sinistro. Questa è la seconda occasione vera della Campania da quando è cominciato il secondo tempo dopo la traversa, bisogna fare attenzione, questi sono i minuti in cui si deciderà la finale. Tu parlavi di pioggia che ha ripreso l'intensità, e proprio su questa intensità mi soffermo giusto un attimo, il Friuli gioca un bel calcio ma anche una grande intensità. Sì, Lutman potrebbe sfilare questo pallone, invece no, viene coperto, prova a rincorrere l'oridato, esce Colesso all'avventura, però insomma, poi l'ha presa. Alla fine l'ha presa, conta quello Massimo adesso, conta quello. Messa laterale, battuta dalla Campania, resta lì, fermata la Campania, un altro intervento di Lutman, Diglio. Col destro lungo, nessun problema per Colesso. Che cosa fa? Perché rischia così tanto? E adesso va a riprenderla.
però andare a agganciarla col piede lì rischia di combinarla grossa con l'esso. E tra l'altro la sensazione adesso è che la campagna stia per cominciare il suo momento di massimo sforzo. E quindi il momento è questo Massimo, ma sei d'accordo, ti chiedo spassionatamente, sul cambio di Dean? Sono d'accordo, io credo che Vacca per sua scelta vuol far giocare tutto il torneo delle regioni, dico quasi al di là del risultato, e infatti fa un altro cambio. Del Piero fuori, altro giocatore importantissimo, Baruzzo in campo. Per me questa è la sua filosofia, perché è nei giovanissimi, perché è giusto così secondo lui, e in questo lo apprezzo, perché riesce a fare anche questo unendolo al gioco e in questo momento unendolo al risultato. Secondo me Dean fa un disegno fantastico, attenzione però, Vacca scusate, fa un disegno fantastico riuscendo a far combaciare tutti questi colori del calcio. In questo momento tra l'altro noi dobbiamo starcene semplicemente zitti, Dean o non Dean, ha ragione, certo. Vacca ha pienamente ragione, Vacca, noi silenzio, testa bassa e apprendere da questo allenatore, imparare da questo allenatore, dovrebbero farlo anche altri allenatori, questo è uno di cui dobbiamo sognarci il nome. Tanto il 26esimo minuto superato, Friuli Venezia Giulia 2 Campania 0, doppietta di Forte, l'affondo di Pizzul chiuso, anzi no, la riprende, va via ancora Pizzul, poi stavolta Roman, scusate, la copertura poi però del prete, e adesso c'è Ronga, l'intervento di Ludman. Ma che treno Massimo, che treno questo Roman sulla destra, veramente mi ha fatto una grande impressione, fisico, corsa. Adesso mancano meno di 10 minuti alla fine, 9 per la precisione, sempre più vicini un altro tricolore, sempre di Unione, continuano tanti anni di attesa con i giovanissimi. Il Friuli Venezia Giulia rischia di diventare una grande certezza, comunque lo è in questo torneo, è stata la squadra più bella, potrebbe nel calcio può succedere di tutto, fino alla fine non si sa, ma questa è una certezza. E però vincere in casa conta il doppio, Massimo, scusami se ridimensiono in questo momento, ma neanche poi tanto, l'impresa in Basilicata, ma questa davanti a questo pubblico, quella che sta maturando per il momento, è la più bella di sempre, secondo me, per quanto riguarda il torneo delle regioni del Friuli. È vero, ha un altro sapore, perché qua ci sono tutti. Forte, ancora lui, il protagonista. Vuole andare via, la cavalcata però si deve fermare. Non c'è più campo, ma soprattutto c'è Barone. Anche un po' stanco qui Forte. Si è allungato il pallone, si è perso un po' di lucidità. Ma io continuo a dire quanto mi sia piaciuto, per esempio, anche Davide Siviglia. Mentre adesso c'è un fischio dell'arbitro. Probabilmente c'è del sangue da parte di un giocatore ieri, napoletano. Grande curiosità, abbiamo sentito proprio la Campania proprio. Penso che un giocatore è stato costretto proprio a spogliarsi completamente, a cambiare casacca, perché a cambiare casacca, sì, l'abbiamo vista, a cambiare casacca. Non si può giocare con tracce di sangue, sì. Ormai da molto tempo, regolamento, caso, giustamente. Di Zito fuori e anche colpito adesso da uno sfortunato Baruzzo che è caduto proprio lì. Campania possesso palla. È quasi tutta in piedi, la panchina della Campania, è quasi tutta in piedi. Ha fatto fatica comunque, no? La squadra campana ha fatto fatica sostanzialmente. Ha fatto fatica per merito nostro, Massimo, però non la giudico una brutta partita quella della Campania, assolutamente. Noi siamo stati bravissimi a prendere le misure in pochi minuti. Chiaramente la partita non è finita, però noi abbiamo fatto il nostro, abbiamo fatto egregiamente, abbiamo limitato il talento della Campania senza distruggere il nostro, cosa molto più importante. Certo. In teoria abbiamo fatto anche il nostro da qua, perché se Enrico Tomata ha tempo di scrivermi che le giornate sono durissime perché abbiamo bevuto prosecchi, probabilmente vuol dire che è tranquillo la sua TV con la nostra diretta. Ci fa notare Massimo, il nostro giornalista aggiunto, perché lui ha un po' questa caratteristica, questa vocazione, Davide Pettarini, che il giocatore che perdeva sangue della Campania è lo stesso di ieri. È lo stesso di ieri, anch'io ho avuto questo dubbio, infatti pensavo fosse lui. Però vedi, tu hai avuto il dubbio, Pettarini ha avuto la certezza, quindi ha questa vocazione. Ha fatto il montaggio, esatto. Però è vero, giusto, quindi è sempre un problema al naso, tra l'altro. Zito che rincorre il pallone, prova ad andare via,
Ecco, Sovel ci prova. Anzi, Lukman, scusate, abbiamo confuso prima il... Zitto, intanto Monito. Monito Zitto. E spieghiamo il perché. È rientrato senza l'autorizzazione dell'arbitro. È rientrato senza essere controllato, soprattutto l'arbitro, perché in caso di perdita di sangue l'arbitro deve andare vicino al giocatore e controllare se perde ancora sangue o meno. Non si può giocare, ricordiamo. In caso di perdita di sangue ha ammonito Zitto, ma in ogni caso rimessa dal fondo per la Campania. Ma fin quando li teniamo lì, fin quando teniamo lì la Campania, va tutto bene. Altro cambio nel frattempo per il professor Cuffaro. Esce col numero 16 Ronga Loris. Vediamo chi entra. Vediamo adesso se riusciamo a scorgere il numero. Va in attacco comunque il neo entrato, potrebbe essere Di Fiore. Di Fiore in campo. È Tortorella invece. Ah no, Tortorella. Col numero 13. Colpo di testa di De Cicco. Campania non riesce a impensierire a Friuli. Meno di 5 minuti al termine. Siamo vicini Massimo, adesso siamo vicini davvero, adesso manca poco. Mancano meno di 5 minuti, più recupero naturalmente. Il Lazio è per la terza volta consecutiva campione d'Italia, non è finita, non ancora. Gallo su rigore, ma non è finita, 1-0. Attenzione, mentre Kosovel la tocca probabilmente Barone e la mette in angolo. Altra occasione, adesso la Campania sembra... avere un po' finito la benzina, non hanno funzionato i cambi soprattutto del tecnico Cuffaro e noi la benzina ce l'abbiamo ancora, abbiamo fatto il pieno stamattina Massimo. Eh sì, pensa questo Lazio sempre più vicino al Trist con gli Juniores, quest'anno senza stupire particolarmente, sta vincendo 1-0 con la Sardegna. Attenzione a Forte, è lo schema, Sibilia non riesce a calciare ma resta lì, Sibilia, e finisce qui, è il Trist del Friuli Venezia Giulia. E adesso per toglierci il tricolore servirebbe un miracolo e la Campania non può fidarsi nemmeno a San Gennaro. Non ce lo tolgono più Massimo, diciamola, alla Pertini come nell'82, non ci prendono più, adesso non ci prendono più, ha suggellato una partita fantastica, Davide Sibilia, una partita fantastica, questo è un grande giocatore, ce la meritiamo noi. Se le sente da tutti di Urdevic, purtroppo qualcosa entra, perché ha ammonito un giocatore dalla panchina che è entrata praticamente tutta la panchina. De Anna va a riprendere, Vacca va a riprendere comunque i suoi giocatori, come a dire, non si fa, non so, forse vuol dire questo, non lo so. Comunque è 3-0 per il Friuli Venezia Giulia, la bomba di Sibilia, imprendibile. Ha sbagliato con il sinistro, ha avuto la fortuna di ritrovarsela con il destro e poi boom, l'ha messa lì, non la prendi, non puoi prenderla, la Campania è al tappeto. Dicevi, serve un miracolo, per me, in questo momento, non è più possibile. Il Friuli ce la sta facendo davvero ed è una grande impresa. Tra l'altro un 3-0 in finale è quanto di più bello un tifoso possa anche sognare. E poi Djurjevic, scusate, ma cosa si aspettava? Che al 3-0 non entrasse nessuno dalla panchina? Ma sai, non so cosa dirti. Non, poi da regolamento c'è magari. Sì, ma ci può essere tutto, ma ho la mia idea che ho esposto ieri, Marco, che siamo nel torneo giovanile. E l'AIA del Friuli Venezia Giulia deve fare una profonda riflessione di questo stile di arbitraggio. Troppi ammoniti secondo te Massimo, troppi ammoniti, gialli. Atteggiamento, il protagonismo, gliel'ho detto nella sega di una puntata, a me non piace. Mi piace un altro tipo di arbitro. Il modo in cui, te lo spiego, il modo in cui ha dato il giallo, io andrei lì e direi, bravi, complimenti, scusa ma devo ammonirti. Non farei il protagonista, hai capito? Assolutamente, l'ha dato quasi seccato questo giallo, l'ha dato quasi seccato. Ma adesso, Massimo, sai quale giallo mi interessa? Quello delle maglie del Friuli di Venezia Giulia, che sono 3-0. Queste maglie ce le ricorderemo perché stanno vincendo il titolo di campione d'Italia in casa davanti a uno stadio fantastico di Marano. In teoria erano gialle anche in Basilicata, eh? Questo lo sai tu meglio di me. Però adesso... C'era tanto vento quel giorno, Massimo. Qua non c'è vento, qua c'è solo la forza evidente e il gioco del Friuli Venezia Giulia. 3-0, 34 minuti e 30 secondi. Ormai Djurjevic dovrà solo fare una cosa, fare un triplice fischio
perché ormai il Friuli Venezia Giulia è vicinissimo al suo secondo tricolore nel giro di 3 tornei delle regioni, un risultato importantissimo, un risultato storico, e questa vittoria al momento è una vittoria perfetta. Esistono le vittorie perfette. E questa è una vittoria perfetta, assolutamente, una partita stravinta, ci prova adesso la Campania a rimetterla perlomeno minimamente in discussione. Arriva un messaggio di Andrea Petric, i miei sinceri complimenti per il risultato ottenuto. Full primo, ci riportò il tricolore. Ricordiamo sempre, Andrea Petric, noi l'abbiamo fatto nelle nostre rubriche, la storia continua. E adesso, nuovi protagonisti, dopo quelli della Basilicata, quelli del Friuli Venezia Giulia. E dirlo commuove un po'. E allora pronti, pronti adesso con la penna sull'almanacco, perché è un nome lungo il nostro. Cardone intanto. È un nome lungo il nostro, c'è anche il trattino tra Friuli, Venezia e Giulia, le tre parti della nostra regione. Arriva anche l'ultimo cambio, uscirà Luca Pizzul che ha fatto una grande partita. Pronti con la penna, l'almanacco è da riscrivere ancora una volta. Massimo, puoi ridirlo? Dovrò ridirlo, mi sa anche a me, mi sa anche a me. La Campania è arrivata fin qua, ma poi ha trovato, diciamolo pure, la squadra giovanissimi più forte d'Italia, i ragazzi al momento più forti d'Italia, perché lo hanno dimostrato. Solo con la Toscana hanno patito, hanno temuto veramente, ma sui rigori, per una distrazione finale, dominando per lunghi tratti anche quella gara, non hanno mai giocato una partita sotto le attese, i ragazzi di Vacca. E questo è il grande dato, non c'è solo la vittoria, c'è una vittoria arrivata coi gol, col gioco, con le prestazioni. È un capolavoro per me. Nel frattempo sono entrati Ciro Autiero e ci sembra Stefano Fabris. Ciro Autiero sicuramente, Stefano Fabris anche sicuramente, ci dicono Antonino De Blasi, Mattia Pertoldi, che sono al nostro posto. Massimo, commentiamo questa uscita. È lui che ci porta in cima al mondo, in cima all'Italia, perlomeno. Forte, forte, davvero. Forte due volte, con due gol. E Friuli Venezia Giulia, grazie anche alle sue giocate e soprattutto ai suoi gol, è vicinissimo e attende solo un fischio per esultare, per festeggiare, per tornare in Jetour. E stavolta esultare lì per poi fare il giro del Friuli Venezia Giulia col tricolore sul petto. Da ora in poi ce lo ricorderemo, da qui a fine stagione non solo. E poi tanti di questi probabilmente cominceranno a girarla questa Italia, sì, di cui sono campioni, glielo auguriamo. Ovviamente ci mancheranno tanti di loro, però speriamo di vederli in televisione, su televisioni nazionali. Ciò significa che avranno completato questo percorso. Guardate Vacca in panchina, guardate Vacca in panchina che chiede calma, però cominciano già gli abbracci, Massimo. È stato il torneo delle regioni degli abbracci per Vacca, ma soprattutto del gioco. Campania è sotto 3-0, vuole chiudere almeno con un gol. Non ha neanche questa possibilità. Non ho visto il recupero. Sono tre in questo momento, 38esimo. Fra poco è pronto ad esplodere Marano. Questo campo ha vissuto un'altra grande giornata di calcio dilettanti in diretta su FVG Sport Channel. Stasera alle 21 la replica di questa grandissima partita, di questo capolavoro del Friuli Venezia Giulia giovanissimi, mentre dall'altra parte stanno per vincere forse, chissà, Abruzzo e Lazio. Lo vedremo solo fra poco. Noi continueremo il collegamento per ampio post partita. Vuole chiudere ancora l'attacco la squadra di Vacca. 38esimo superato, forse si andrà fino a 39, ma può andare anche fino a 40, fino a 41, vada dove vuole, l'importante sono i tre gol già fatti. Ultima occasione, il destro sul primo palo, è parata la conclusione di Autiero, spazio anche per lui sul finale. Se in poco tempo segnava anche un gol, avremmo capito che altro giocatore aveva a disposizione mister Vacca. Ne aveva tanti, tanti di talento, aveva tante voci, le ha fatte diventare uno splendido coro il mister. Sentiamo adesso solo un rumore, solo un suono, vogliamo sentire Djurdjevic stavolta il tuo fischietto, perché ormai aspettiamo solo quello. E adesso Marano è come la bombonera, abbiamo sentito Friuli, Friuli battere sulle tribune. Un altro minuto, probabilmente fino a 40 si va. Ma adesso solo conta per... poco Massimo, conta, conta poco. Pochissimo. Conta davvero pochissimo, la Campania ci ha provato. Ci ha provato all'inizio di ripresa con una traversa che è colpita, poi è finita lì, sono finite su quella traversa le speranze della squadra della Campania.
un altro fischio, cioè gli dicono fischia, sanguina ancora, fischia. Sanguina ancora, sanguina Zitto ancora, deve uscire purtroppo, Zitto, sanguina purtroppo ancora, è finita, perché sanguina, gli ordini, è costretto a farlo uscire ancora, ma potrebbe anche ormai semplicemente fischiare la fine. Complimenti anche alla Campania, Massimo, e allora adesso possiamo dirlo. Seguiamo attenzione, seguiamo con attenzione con le nostre telecamere, stasera vedremo tutto ancora alle 21, i primi piani, i dettagli, le immagini di un trionfo, guarda il cronometro. E allora aggiornate gli almanacchi, perché il Friuli Venezia Giulia vince ancora il titolo di campione d'Italia dei giovanissimi, un capolavoro fatto di gioco, gol e abbracci. Questa squadra è davvero grande, è davvero forte, ha avuto tanti leader a Marano, è una giornata storica, è una regione che festeggia casa sua, abbiamo raccontato un momento magico. Sentite Marano in sottofondo, guardate Zorato, Dionisio Zorato, vicepresidente della FDC, che adesso va anche dagli uomini della Campania, anche Vacca. Uomini della Campania in lacrime, arriva, ragazzi che hanno perso un sogno, il sogno sta vivendo noi. Anche da un altro grande personaggio del calcio giovanile, dirigente del Pordenone, Giancarlo Migliorini, un grande applauso ai ragazzi e staff ed anche al movimento giovanile del Friuli Venezia Giulia. Giancarlo Migliorini nasce con il calcio giovanile a Pordenone, ne è stato un grande interprete e sa naturalmente, e c'è una soddisfazione per tutti. Non so, c'è Fornasiere, però io non lo sento. Un attimo, allora fra poco. Intanto ringrazio Marco Agrusti, ha portato Vacca sotto la nostra postazione. Giuseppe Vacca si merita gli applausi del Friuli Venezia Giulia, è ancora tricolore. La bandiera del Friuli la porta Dionisio Zorate, va a nascondere Vacca e Fornasiere. Arriva una corsa lunga, arriva una grande corsa, siamo ancora un po' disturbati. Prova ad andare Simone. Mister, siamo col mister un trionfo. Bravi, sono stati eccezionali. Non ho niente da dire, c'è sempre ogni partita a migliorare, quindi non posso dire niente. Vincere in casa è bello, ma vincerlo in casa, mister. Sì, ma anche così, se giocando a calcio è la cosa più bella che c'è. Cioè, quindi è un trionfo, bravissimi. Cosa ti senti dire a questi ragazzi? Li vediamo. Che sono unici, sono eccezionali. Ti lasciamo a loro allora, dai mister, complimenti. Lo lascia andare, Simone Fornasiere. C'è ancora qualche disturbo in cuffia, c'è ancora più di qualche disturbo. Fermiamo il collegamento, andiamo a fermare il collegamento, restiamo solo con l'audio dalla postazione, verremo in post partita, ce li porterà tutti qua. Ce li porterà qua Simone Fornasiere, i protagonisti di questo grande tricolore. Adesso è il momento di sentire naturalmente, di sentire il pubblico, di vedere le premiazioni, perché adesso ci sarà la premiazione sul campo di Marano. A casa sua il Friuli Venezia Giulia torna ad essere da tricolore. È arrivata sia la bandiera dell'Italia sia quella del Friuli Venezia Giulia. Che bello vederle tutte e due. Se la porta adesso sulle spalle. Applauso anche la Campania. Applauso anche la Campania. Meritatissimo. Guardate Francesco Diglio, è in lacrime Diglio, ci tenevano tantissimo e hanno fatto un grandissimo torneo delle regioni, anche loro. Ma adesso concentriamoci sul Friuli. Ce l'ha De Anna la bandiera italiana. Se la tiene stretta ci andrà a dormire stasera De Anna con quella bandiera. Che partita perfetta. Abbiamo giocato una partita perfetta. Non mi sarei mai immaginato una finale così, mai immaginata, neanche nei migliori sogni, e probabilmente non se la immaginava neanche la Campania. 19 aprile 2014 è un'altra data che ci ricorderemo. Dopo il 9 aprile a Scanzano Ionico, 19 aprile Marano Lagunare, teatro di un momento bellissimo per il movimento regionale del Friuli Venezia Giulia. Momento davvero bellissimo, perché in casa, perché davanti alla tua gente, ha un valore altissimo. E buona Pasqua Friuli allora, visto che siamo a Pasqua. E buona Pasqua sì, dentro quell'uovo c'è un tricolore. Ci abbiamo trovato, è veramente un uovo di altissima qualità questo, un uovo meraviglioso, premiati gli arbitri, adesso è finita la partita, complimenti ovviamente anche a loro. Non è facile. Mentalmente decisioni, non c'è stato forse un fuorigioco, al di là del discorso generale per quanto riguarda l'arbitraggio, però
va un plauso anche perché comunque erano in forza, c'erano più di 50 arbitri, è stato un impegno importante anche per loro questo torneo. Hanno portato anche gli assistenti, sta finale, ragazzini che si sono abituati a giocare con gli assistenti, quindi un plauso anche agli arbitri sicuramente. Poi una finale non è mai facile da ad arbitrare, Massimo, neanche se si trattasse di Pulcini. Mentre c'era il discorso adesso delle, anche delle autorità della Federcalcio, insomma, penso che da questo torneo esse sicuramente una cosa molto bella, questo pubblico, quello campano, fantastico, che ha tifato, applaudito i suoi, alla fine ha applaudito anche chi ha vinto, è stato bello. E non dimentichiamoci che alcuni di questi sono venuti giù, su, anzi, in questo caso... abbastanza su. Sì, ma sono venuti su oggi per vedere questa partita, quindi veramente questo è il senso di questo torneo delle regioni. Grande appartenenza, questo è il senso. Mister Giuseppe Vacca premiato. Che grande allenatore. Abbiamo scoperto un allenatore. È incredibile come si trasforma poi dalle interviste, molto timido, poi sì, in panchina esplode. Ma non tanto, ripeto, conta il risultato, lo sappiamo, Marco, ma per quello che ha mostrato, per questo è un grande allenatore. Perché è facile poi discutere se uno vince o meno, ma qua ha giocato sempre e ha giocato sempre bene. Ti ho detto, ha venduto una bellissima idea. Questa squadra ci resterà nel cuore, questa squadra rimarrà nel cuore e nel taccuino probabilmente di qualcun altro. Partiranno gli speciali dalla prossima settimana, li conosceremo tutti su FUG Sport Channel, il premio, la coppa anche per la Campania, finalista, arriva seconda la Campania, giocando comunque un torneo delle regioni importante. Ha perso la prima e purtroppo per loro ha perso l'ultima. L'applauso e l'urrà. Adesso possiamo dirlo, Massimo, però io mi ero sbilanciato in trasmissione. Che bella scena. Questa è una bella scena, applaudire comunque l'avversario. Guardate che bello. È il nostro momento, scena. Massimo, è il nostro momento, sta arrivando. Renzo Burelli. Eccola qua la coppa. Eccola qua, il Friuli Venezia Giulia, l'alza al cielo, la Pasqua è più bella oggi con un tricolore. Con un grande tricolore, l'alzata proprio Riccardo Forte, chi se non lui, e adesso il coro che volevamo sentire. Resta a casa la Coppa, non si muove da qui. L'avevano portata in Friuli Venezia Giulia, che ha organizzato splendidamente questo torneo delle regioni 2014. La coppa non si muove da qui, non prende l'autostrada questa coppa. Rimane in Friuli, rimane dove c'è quella bandiera, sfondo azzurro, l'aquila gialla, il becco rosso. Oggi abbiamo volato altissimo, come le aquile, finale perfetta. Dionisio Zorato ormai non si stacca più dai suoi ragazzi, è là in mezzo, è praticamente un ultras, Massimo. Ha vinto il Friuli Venezia Giulia in ogni senso. Ha vinto il Friuli Venezia Giulia, guarda questa gente, guarda tutta questa gente che è venuta oggi con la pioggia a Marano, è arrivata un'ora prima della partita, neanche in Serie A si arriva più un'ora prima della partita, e adesso guardala la coppa, guardiamocela tutti la coppa, perché è nostra e ce la siamo meritata. E adesso il classico tuffo è aiutato anche un po' dall'erba bagnata di Marano. E si chiude così, da Marano Lagunare, ci fermiamo solo per un momento per dare la linea al nostro palinsesto, ma restate con noi perché fra poco, tempo di riorganizzarci, sentiremo un po' i protagonisti per il post partita da Marano Lagunare. Non è finita ancora, restate ancora un po' con noi per le interviste. Il Friuli Venezia Giulia è ancora campione d'Italia giovanissimi per la seconda volta negli ultimi 3 anni. È ancora un trionfo e direi un Friuli Venezia Giulia perfetto. Campioni d'Italia, a fra poco, linea alla regia.